e apre al pubblico la chiesa dei Girolamini. La grande chiesa si prepara ad essere riaperta al pubblico ed al culto nuovamente. Gli sforzi ed il lavoro dei funzionari e dei restauratori sono notevoli. La navata a sinistra accoglie i 26 dipinti che da anni erano sepolti nei depositi. Alcuni sono stati restaurati, così il San Francesco di Guido Reni, altri invece attendono di esserlo e dispongono un cartellino con scritto il costo di un eventuale restauro. Lo ha deciso la Sovrintendenza ai beni storici e artistici di Napoli, che ha inteso di aprire questa parte del complesso monumentale nonostante molteplici problematiche. Per la prima volta saranno esposti tutti i dipinti in chiesa, quelli che siamo riusciti ovviamente a ritrovare nei depositi, non solo dei Girolamini ma anche di Capodimonte, Palazzo Reale, e sono dipinti esposti al Museo Diocesano, però ancora non è stato autorizzato il prestito. L'operazione che faremo è quella di cartellinare tutti i dipinti, tutte le cappelle, indicando laddove necessario i costi di restauro per i dipinti che stanno in cattivo stato di conservazione. Insomma, la scelta sarà questa: esporre tutto il patrimonio indipendentemente dallo stato di conservazione, per far vedere la consistenza di un patrimonio e soprattutto per coinvolgere la cittadinanza, turisti, fedeli, visitatori, ai lavori di progressivo ripristino di questa chiesa e del patrimonio che è ad essa pertinente. La chiesa riapre al pubblico il 16 dicembre, la terza data dell'anno in cui dovrebbe compiersi il miracolo della ricusazione del sangue di San Gennaro. E proprio il Museo del Tesoro di San Gennaro renderà possibile la visita nel complesso dei Girolamini. Infatti, il biglietto d'ingresso per l'itinerario, che prevede anche la visita al chiostro maiorificato, al chiostro di Aranci e alla pinacoteca dei Girolamini, potranno essere acquistati presso la biglietteria del Museo del Tesoro di San Gennaro.